E allora questa mattina abbiamo qua Luciano Serafini in rappresentanza di Union Mare Veneto, che qui sta preparando una distribuzione di materiale, giusto Luciano? Esatto, la regione ha ritenuto opportuno di dare un segnale importante sulla collaborazione per limitare al massimo i problemi di contagio e quindi ha fornito a tutti gli operatori turistici del balneare del materiale che sicuramente sarà un supporto importante per limitare ulteriormente quelle che sono tutte le precauzioni che già noi prendiamo. Questo materiale, ripeto, che viene fornito alla regione è in pratica viene distribuito attraverso l'organizzazione di Venice Sand, che è l'organizzazione delle spiagge di tutto il litorale veneto, escluso qualcuno, ma non è importante la cosa. In pratica viene consegnato a ogni stabilimento balneare un secchiello, dei panni e del materiale sanificante per procedere di volta in volta alla sanificazione dei lettini, sedie, tavoli e così via. Oltre a questo viene fornito anche un telo che il cliente può stendere sul lettino e sopra il quale mettere il suo asciugamano. Ultima cosa, ma forse quella più importante e quella di più di immagine, è quella che riguarda la distribuzione di migliaia di queste salviettine sanificanti che stiamo distribuendo a tutti gli stabilimenti balneari, quindi anche agli stabilimenti dei colleghi dell'Ascot. Beh, complimenti, perché insomma, è importante questa cosa, perché questo virus non è debellato, gira ancora, e quindi è importante non abbassare la guardia, quindi è bene che, insomma, che ci sia questa... Sì, è un ulteriore... si tratta di ribadire che la guardia non deve essere abbassata e quindi bisogna anzi procedere con ulteriore e maggiore prudenza in questo senso. Spero che i clienti, gli ospiti, i turisti apprezzeranno questo segnale di sensibilità e come altrettanto speriamo che i nostri operatori sappiano proporlo nella maniera adeguata. Ah, mi sembra che già tanti operatori facciano le cose con molto scrupolo, con attenzione, mi sembra. I nostri operatori sono assolutamente scrupolosi al massimo, assembramenti zero, situazioni pericolose zero e una grande sensibilità e senso di responsabilità soprattutto nei confronti di tutti gli ospiti che frequentano la nostra stagione. Io arrivo quasi a dire che oggi si è più sicuri in vacanza che se non nelle città o in casa propria. Penso anch'io che sia così. Ok.